Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Finalmente siamo tornati con le Brawl Stars Tier, ossia le classifiche dove vi elenco i brawler più sbroccati, più forti, ma anche quelli che sono diventati più scarsi nel momento del mese. Siamo con il mese di febbraio, ragazzi, in meta rispetto all'ultima tier che vi ho portato è cambiato completamente e oggi vi spiego un pochino come mai ho fatto questa tier list. Allora ragazzi, come vedete ci sono tre righe S, A, B, F, che indicano appunto il livello di sbroccatitudine, se si può dire, ma non esiste, insomma quanto sono P i brawler che si trovano in quella riga. S significa sbroccatissimi, A significa che sono molto buoni ma sotto gli sbroccati, B significa che si possono usare in determinate mappe, rimangono forti ma ripeto solamente in determinate mappe. F, attenzione, non è una riga che indica i brawler più scarsi del momento, ma bensì quelli che erano forti e che a causa dei bilanciamenti sono diventati molto scarsi e quasi sempre inutilizzabili. Detto ciò, iniziamo con la spiegazione, ragazzi, di questa tier list. Abbiamo nell'S, come vedete, il cane. Il cane, ragazzi, è la new entry del gioco, nuovo brawler, ma è già fortissimo. È già fortissimo, ragazzi, perché permette di spaccare con la star power. Chiaramente bisogna avere la star power, quindi una maxato, una volta che ha la ulti, può spaccare. E voi sapete bene che la dinamica dello spaccare le mappe su Brawl è davvero importantissimo. Guardate Brawl Ball, se si ha un muro davanti alla porta tramite il cane lo si può spaccare. Ma cosa più importante del cane è proprio sono proprio i suoi power up. I power up, ragazzi, che gli permettono di potenziare tutto il suo team. E voi, ragazzi, non potete capire quanto vantaggio viene creato per la propria squadra. Un vantaggio immenso che la squadra nemica deve saper gestire, ma non sempre ci si riesce. Poi abbiamo Semino. Semino, ragazzi, è da S, è davvero fortissimo, rimane fortissimo, per di più gli è stato buffato il danno, quindi adesso fa molto più danno, fa 1400, che sono tantissimi per Semino. Per quanto riguarda la sua vita, ragazzi, sapete bene che quando ha lo star power dello scudo più gadget della cura è davvero un brawler immortale. Semino, ragazzi, si commenta da solo, è davvero fortissimo, si gioca quasi in tutte le mappe ormai e nulla, le sue dinamiche sono davvero mostruose. Abbiamo poi la regina dell'auto-aim, ragazzi, Ambra. Ambra, ragazzi, non ve la so neanche commentare. Io ve l'ho mostrato in un video di Powerplay. Andate dritti, spammate auto-aim e avete finito. Ambra, ragazzi, è auto-aim. Si gioca da sola, si gioca cliccando un pulsante e chiaramente devastate tutti. C'è questa dinamica qua dell'auto-aim, ragazzi, che automaticamente mira l'avversario ed è mostruosa. Veramente, un avversario non può, e ripeto, non può evitare un'Ambra che sta usando auto-aim. Io ci ho provato più volte, non si può evitare. L'auto-aim supera addirittura il dodging, che significa levitare i colpi. Abbiamo poi Bibi. Bibi è una sorta di Semino dal punto di vista della vita, perché anche lei diventa immortale con il gadget della cura e la star power dello scudo, proprio come Semino. È davvero un tank velocissimo, quindi un'altra cosa importante di Bibi è che è velocissima per essere un tank, e quindi proprio il fatto di essere un brawler con così tanti HP ed essere pure veloce crea un brawler che è davvero mostruoso in questo meta. Davvero sempre giocata a BB, davvero troppo forte. E anche lei si commenta da sola, la vedrete probabilmente in qualsiasi mappa di Brawl Ball se non quelle aperte. Ed è con un poco doppio tank, comunque con un curatore, è mostruosa. Abbiamo poi Sandy. Sandy la reputo proprio quel brawler rompiscatole, perché è quel brawler che anche lui. Allora, intanto possiamo dire che certe volte è buggato, perché se anche ti nascondi dietro un muro, certe volte ti becca, proprio come Nita. Ha un raggio davvero fastidiosissimo, una hit fastidiosissima, e poi Sandy si trova in tier S, cioè nella tier degli sbroccati, proprio per la sua ulti. La sua ulti, ragazzi, è devastante, ribalta un'intera partita, e non parliamo anche dei suoi danni, che sono stati buffati, vi ricordo, adesso leva 1288, credo, che sono tantissimi danni, forse anche di più. E nulla, è mostruosa e Sandy davvero giocata anche in competitivo tantissimo. Poi abbiamo appunto Byron, il curatore. Byron è sopra poco, infatti poco lo vedete in B, dopo vi dirò perché. Perché Byron ha un raggio più lungo, ha molta più giocabilità in più mappe rispetto a poco. Anche nelle mappe appunto con più muri è meglio giocare un Byron. E nulla, sapete bene che Byron, ragazzi, cura. Può curare i compagni con la nuova star power, può curare nello stesso tempo hittare un nemico. E poi ha una ulti che leva 2000, vi ricordo, che è davvero tantissimo. Cioè un Byron possiamo dire che può fightare un tank grazie alla sua ulti. Un poco
un po' più difficile che dirigi un tank. Ricordo anche che Byron, assieme al cane, baffato dal power-up del cane, può levare e curare 677 hit. Una cura di 677 è davvero tantissimo, ragazzi, con un buff del cane. Quindi vi ricordo che Byron è davvero molto nel meta ed è per questo che si trova nella prima riga. Abbiamo poi l'8-bit, anche lui, ragazzi, un brawler mostruoso. Veramente mostruoso, basta farti una torretta che diventa il brawler più sbloccato del gioco. Chiaramente bisogna saperlo giocare all'8-bit, bisogna saper mettere bene le torrette, saper giocarselo molto safe fino a quando non si ha la torretta, perché chiaramente all'inizio è un bidone, è un bidone della spazzatura, ma veramente per quanto è lento, per quanto è poco efficiente. Ma una volta che si fa quella ulti, una volta che si fa quella torretta, diventa il brawler più rotto del gioco. Perché nei momenti di difficoltà si teletrasporta con il gadget, fa dei danni che non ve li so neanche commentare e poi diventa veloce. Quindi brawler mostruoso, anche lui si commenta da solo, solita frase, ed è dopo che anche voi lo sappiate quanto può essere forte un 8-bit. Poi abbiamo il signor Mr. P che sale in S grazie al suo nuovo gadget. Il suo nuovo gadget, ragazzi, cioè, secondo me è molto molto sottovalutato, ma vi assicuro che è mostruoso. Perché è mostruoso? Come avete visto, nel meta c'è un semino. Nella Tier S, ecco, un Mr. P con il gadget nuovo può counterare un semino, ma co può counterare anche un'ambra. Perché, ragazzi, vi ricordo che il nuovo gadget mi permette di puntare, cioè mettere un pinguino subito dopo aver hittato. Insomma, se voi hittate in una direzione, dopo aver hittato il vostro bagaglio, spawnerà un pinguino. Se ci pensate bene, un semino, se sta fightando voi e poi si ritrova un pinguino accanto, il semino va in tilt. Perché innanzitutto il pinguino lo double shot, cioè ha bisogno di tirargli due hit per farlo fuori. E poi un semino comunque non è un brawler che può usare l'auto-aim per farsi fuori il pinguino. Deve mirare, deve farci attenzione. Non è una Shelly, per esempio, che si trova il pinguino davanti, auto-aim lo shotti. Semino ha molta più difficoltà con un pinguino vicino. Stessa cosa Ambra, perché vi ricordo che Ambra gioca solo di auto-aim, viene giocata solo di auto-aim. Se si ritrova un pinguino vicino, cliccando l'auto-aim, l'auto-aim becca il pinguino e quindi voi potete avanzare. E vi assicuro che succede, l'abbiamo già testato più volte in ladder. Per questo Mr. P è molto molto forte, ma non solo per i gadget, anche chiaramente i suoi danni sono davvero diventati altissimi perché li hanno incrementati. Ed è un brawler che in generale, grazie alla sua torretta, grazie alle sue dinamiche, è molto molto forte nel meta. Proseguiamo un po' più velocemente con le ultime tre righe. Abbiamo nella riga A Jessie, Edgar, Nita, Colette, Tick e Max. Allora, Jessie, ragazzi, l'ho messa in A e non in S perché è stata nerfata, tutto qua. Se no sarebbe ancora in S. È fastidiosissima, non dico che non sia più forte come lo era prima. Infatti la odio, si becca ancora sempre in ladder. La torretta che rallenta è mostruosa, i suoi danni sono ancora alti, ma appunto perché sono stati calati diventa un brawler da A e non più da S, perché comunque quei danni lì si possono gestire molto di più rispetto a quei 1500 che aveva prima. Adesso non è più un brawler che shotta, ma ti lascia a fin di vita e quindi puoi bene o male provare a gestirtelo. La torretta però è mostruosa, la torretta di Jessie, ragazzi, è mostruosa. Abbiamo Edgar che non si merita la S per un solo motivo. Edgar è quel brawler che salta, si suicida, magari fa la kill, però si suicida, cioè per scherzo nel gioco si suicida, nel senso che salta sugli avversari, ma muore deve morire quasi sempre. Non è un brawler che può rimanere in vita una volta che salta, perché ha poca vita. È una cosa che dovrebbero incrementarli. Anche con la star power della cura è difficile che rimanga in vita se il team avversario è intelligente e capisce che quando Edgar salta tutti bisogna concentrarsi su di lui. È un brawler molto difficile da giocare, ve lo assicuro, l'ho giocato davvero tanto. Ed è un brawler che è molto fragile. Non sembrerebbe, ma è molto molto fragile. Comunque, dato che è fastidioso, l'abbiamo comunque messo in A perché i suoi danni sono i suoi danni ed è anche facile da giocare. Abbiamo poi Nita in A, non in S, però Nita c'è quasi sulla S, molto fastidiosa, i suoi orsi sono una roba assurda, i suoi danni sono una roba assurda. Anche Nita, ragazzi, si descrive da sola con la star power della cura dell'orso, il gadget dello shield, è mostruosa. Abbiamo poi Colette che rimane sempre lì nelle posizioni, nel podio, insomma, perché Colette è buona quasi sempre, permette di distruggere i tank, è un anti-tank per eccellenza, e dato che il meta comunque conserva quasi sempre il gioco dei tank come BB, Colette rimane sempre buona. Non è da S, però è da A, insomma è sempre buona. Abbiamo poi Tick, ragazzi. Tick, anche lui sta per salire in S. Tick con il nuovo gadget è diventata una cosa assurda. Tick
anche lui diventa immortale, letteralmente immortale. Può tankare le teste di nani, può tankare, cioè può difendersi dai tank che lo aggrediscono. Vi ricordo che il suo gadget non solo lo rende invulnerabile, ma respinge anche gli avversari, infliggendogli 1000 di danno una volta che gli vengono vicino. Quindi il fatto del respingere permette a Tick di sopravvivere. Il nuovo gadget, ragazzi, lo rende molto molto mostruoso. Non parliamo poi delle sue classiche hit fastidiose da tre colpi, tre mine che zonano in un modo assurdo. E poi abbiamo la sua testa, che sapete già tutti cosa fa. Abbiamo poi Max, anche lei non esce mai fuori meta, sempre bannata nei tornei. Max, ragazzi, permette di giocare delle comp basate sulla velocità, solo sulla sua ulti. La velocità di Max, ragazzi, non potete avere idea di quanto sia importante in competitive. Dare la velocità al proprio team permette di ribaltare un'intera partita. Avere la velocità permette di aggredire gli avversari, di riprendersi il controllo del mid e di, insomma, vincere le partite. Max è davvero mostruosa. Non è da A, però è da B sicuramente. Non è da S, ma è da A sicuramente, volevo dire. Abbiamo poi la B. Allora, nella B, Bea scende. Non è ancora da F, ma è da B perché è buona. È buona, i suoi danni sono mostruosi, rallenta con la ulti, sapete già. Il gadget però la porta in B perché il suo gadget ormai è diventato bene o male inutile. Considerate che molte persone adesso hanno ripreso a giocare il gadget del rallentamento con Bea, per farvi capire quanto è diventato un po' inutilizzato il nuovo gadget di Bea. Abbiamo poi Poco ragazzi rimane in B perché quando c'è un Poco doppio tank, Poco è importantissimo. Fatto sta che è solamente quella la comp in cui si gioca Poco, non si gioca in altre mappe, non si gioca in altre comp, volevo dire. Fatto sta che però è in B proprio perché Poco doppio tank è una comp molto buona che quasi sempre ti permette di vincere. Quindi Poco essendo importantissimo in quella comp, ho deciso di metterlo in B. Il suo gadget, ragazzi, non è fortissimo. Non è fortissimo in questo meta perché si utilizza solo con i rallentamenti e con gli stun. Peccato che non ci sia Frank, non ci sia Tara, non ci siano brawler di questo tipo nel meta di oggi. E quindi Poco, il nuovo gadget di Poco è davvero inutilizzato. Abbiamo poi Jackie è mostruosa, come al solito, forte, fastidiosa, con un sacco di danni, con un sacco di HP, non è da A e non è da S, però è sempre quel brawler fastidioso che si merita la B. Abbiamo poi Gale, new entry, attenzione, l'ho messa per ora in B, potrebbe salire in A. Gale è davvero buono, anche lui con i trampolini, anche lui con i danni, con gli stun, è un brawler che piano piano sta entrando in meta, vi assicuro che lo riscoprirete se provate a giocarlo. F, ripeto, è quella riga non che contiene tutti i brawler più scarsi del momento, ma bensì quelli che sono diventati da fortissimi a poco utilizzati. Abbiamo Colt, abbiamo Bo, abbiamo Nani, abbiamo il signor Lu. Colt, ragazzi, dopo che è stato nerfato il gadget, è utilizzato, ma pochissimo. È utilizzato davvero poco, è quel brawler che è diventato di nuovo finalmente skillato, perché il gadget, ok, puoi usarlo ancora di auto-aim, puoi fare cose, ma leva solo 1000. Leva solo 1000 e dopo Colt diventa di nuovo quel brawler che era skillato, perché le sue hit sono difficili da hittare e Colt quindi diventa ancora finalmente skillato. Nani, ragazzi, boh, volevo dire, anche lui nerfato a causa del totem. È un brawler buono, equilibrato, ma era utilizzato in moltissime mappe solo per la questione di Bo Nani. Con i nerf del totem, la comp classica Bo Nani non si utilizza più. Di conseguenza anche Nani si trova in F proprio a causa del nerf del gadget di Bo. Quindi Bo e Nani sono lì proprio per lo stesso motivo. Abbiamo infine Lu, ragazzi, che vi ricordo era il main pick su Siege, su Assedio. Era quel pick che andava sempre fatto per difendere. Bene, Lu ormai è uscito fuori meta. Viene utilizzato in pochissime mappe, sempre per la stessa questione di difendere e mettere la ulti buona. Però, ragazzi, con il meta di adesso veramente è inutilizzato. Perché avere un controllo del centro in assedio non serve più Lu. Servono quei brawler che sono in meta, quelli che vi ho linkato sopra: Sandy, Bibi, Semino. Lu, ragazzi, è veramente uscito fuori meta e a causa di questi brawler sbroccati non può più essere giocato. Io vi ringrazio ragazzi di aver visto il video, spero vi sia piaciuto, spero avete apprezzato la mia fatica, il mio impegno. Vi ringrazio davvero, iscrivetevi al canale, lasciate like, attivate la campanella. Noi ci vediamo al prossimo video, mi raccomando, fatemi sapere cosa pensate di questa tier list nei commenti e nulla. Ciao ragazzi!